mondo di salute, benvenuti a tutti voi e benvenuta anche Sofì Otta. Ciao Sofì, una puntata nuova e diversa. Vedo già un oggetto che mancava di solito. Cos'è? Cosa c'entra il È cuscinone? uno strumento per spiegare una cosa oggi, che appunto secondo me è importante. Vuoi sapere già subito cos'è? Sì. No, no, ma voglio dire una cosa che ho detto anche l'altra volta. Abbiamo parlato appunto di vari sintomi, abbiamo dedicato una serie di puntate ai sintomi, ci stiamo un po' invece, adesso stiamo tornando a parlare di un po' del metodo, no, dell'approccio. Ma mi sembra che oggi tu abbia un argomento ancora più interessante, nuovo. Ecco, Beh, guarda, chiedi tu. sì, Sì. ok. Sì, oggi penso c'è una patologia che è molto molto diffusa nelle donne, sono le patologie del seno. Qualunque siano le patologie, che siano benigne o maligne, ci sono tante. E dunque mi faceva piacere dare un'informazione, non entrerò nelle patologie diverse del seno, però c'è una cosa che secondo me è interessante, è di sapere che c'è un seno che è rivolto alla mamma e al figlio, a chi accudiamo, e un seno che invece è rivolto al padre, ai fratelli, alle sorelle e al mondo e anche al partner. Okay? Dunque, quando una donna o un uomo, perché ci sono anche delle patologie del seno per l'uomo, quando una persona ha una patologia del seno, c'è un modo per comprendere per ognuno qual è il seno e che corrisponda a che ambito della propria vita o che tipo di relazione. Dunque, per questo io ho preso questo cuscino qua. Se avete un bambolotto lo potete anche prendere. E l'idea è di metto la camera un po' più bassa, e qual è il più semplice per me, il più piacevole per me? Mettere, immaginando che questa è la testa del bambino, se metto la testa del bambino qua, è più facile per me mettere la testa del bambino, più naturale per me mettere la testa del bambino sul seno sinistro o sul seno destro? È una domanda proprio, c'è da fare l'esperienza. Per esempio, per me qui non è Bisogna confortevole provare. per me non è confortevole per niente. Per me è evidente che questo è del tutto naturale. Dunque, per me, poi ognuno deve verificare per sé, ma per me questo seno sinistro è quello che è in relazione alla madre e al bambino. E come quando dicevo, anche a chiunque accudiamo può essere anche un animale, un gatto, un cane, che proprio faccio da madre quasi. Okay? E invece per me, che se qui non è confortevole per me, dunque il seno destro a questo punto è quello con il quale che corrisponde alle relazioni che ho con mio padre, mio partner. E i miei fratelli e sorelle, appunto, quello che si chiama il nido un po' più allargato, diciamo. Questa è già una prima informazione che secondo me è molto interessante. Il seno, posso andare velocemente, avevo detto che non l'avrei fatto, ma abbiamo il tempo. Ci sono due patologie principali nel seno. Quella che co corrisponde alla ghiandola mammare e l'altra che corrisponde ai dotti lattiferi, i dotti che permettono di trasportare il latte dalla ghiandola al capezzolo e dunque a distribuire questo latte qua. Dunque, quando è la ghiandola, parla di uno stress in cui ci ritroviamo in una situazione in cui vogliamo aiutare una persona, ma non abbiamo i mezzi per aiutarla. E dunque il latte,
materne corrisponde proprio a quello che la madre fabbrica per il suo bambino per proteggerlo e per farlo sopravvivere. Dunque, proteggerlo perché ci sono anche tutti gli anticorpi nel latte materno. Dunque, quando c'è la ghiandola mammaria che si attiva, sia che appunto con un nodulo benigno o maligno, è per aumentare la capacità di fabbricare del latte per poter aiutare meglio. Allora, o la madre o il figlio e a destra, per me, il partner, il padre e fratelli e sorelle, essenzialmente. Okay? Dunque, già mi dà delle indicazioni per andare a esplorare quello che sto vivendo e comprendere che cosa è così difficile, che il mio corpo ha bisogno di aiutarmi per attraversare questa situazione qua. Sintomo, l'altra parte del seno che può parlare sono i dotti, dunque trasportano il latte appunto dalla ghiandola all'esterno, dunque al capezzolo. E dunque qui lo stress non è più che non ho l'aiuto, ce l'ho, e dunque la mia ghiandola mammaria è tranquilla. Lo stress è che ho l'aiuto ma non riesco a darlo. Dunque sia perché c'è una distanza fisica, per esempio in questo periodo qua in cui per esempio le persone sono ricoverate, non abbiamo il diritto di visita per sostenerli, per dare tutto il nostro amore, per anche tenere una mano. Questo può essere una situazione che io ce l'avrei l'aiuto, ma non ho la possibilità di raggiungere questa persona qua, piuttosto che questa persona è distante anche emotivamente o rifiuta questo aiuto qua e io mi ritrovo che c'è il mio corpo che cerca di aiutarmi per trasmettere questo aiuto qua. Okay? Sono le cose del seno, in modo è ovviamente molto rapido, ma già ci permette. E dunque la persona è secondo il seno, a questo punto sappiamo su quale persona dobbiamo andare a guardare, che cosa, in che campo si va a vedere. Sempre. Il corpo parla oggi in relazione a un evento di oggi, ma appunto nel mio approccio è sempre interessante di andare a vedere se non ci sono altre situazioni pregresse che fanno che sono più sensibile oggi a sentirmi impotente nell'aiuto di una persona a chi voglio bene. E questo possono essere degli eventi vissuti a livello personale. Appunto dalla mia nascita fino ad oggi, o anche a livello genealogico, posso avere una memoria. Questo per fare di nuovo integrare proprio tutto l'approccio globale di questa visione. E poi da lì, come dicevamo nella puntata precedente, attuare semmai un cambiamento o una scelta, no? Esatto. Per poter vivere le cose in un altro modo. Perché appunto a volte possiamo cambiare la situazione, a volte non la possiamo cambiare. Se non possiamo cambiare la situazione, dobbiamo fare un cambiamento interiore per vivere la situazione in un altro modo.